Alessandra Clemente, assessore del Comune di Napoli, giovani, creatività e innovazione. Il clan degli artisti nasce da un'idea che è quella di voler abbattere le barriere fra i vari ragazzi della città di Napoli. Sarà non soltanto il risultato dell'indagine conoscitiva e giovani in presente, ma sarà il nostro concetto di creatività e una cosa che rappresenterà l'intenso amore per Napoli. Lo porteremo in un posto particolare, lo porteremo a Scampia, perché sono convinta di una cosa, che non solo sono di più numericamente, ma sono anche più forti i ragazzi che in questa città si ispirano alla bellezza, alla cultura, all'arte, rispetto ai ragazzi che scelgono e sono vittime delle droghe, della camorra, della criminalità. Il clan degli artisti sono sicura arriverà a Napoli e oltre, perché affermeremo tutti insieme la vera identità dei ragazzi napoletani, i veri valori dei ragazzi che crescono in questa città, su un concetto importante, che non siamo un problema da gestire ma la risorsa, non siamo un futuro lontano delle agende politiche ma siamo il presente immediato e vivo di questa città e i ragazzi napoletani che sono i portatori naturali di creatività e innovazione con questa esperienza avranno le ali per volare. Sono Claudio Parisi. Claudio De Luca. Sono Carlo Cremona. Ciao, sono Manuela De Marco. Mi chiamo Marco Elia. Sono Roberto Paura. Ciao, sono Erika Quercia. Ciao, sono Luca Preciso. Luigi Scaglione. Salve, sono Domenico Murra. Mi chiamo Francesca D'Amico. Mi chiamo Fabio Pisano. Buonasera, mi chiamo Donatella Livori e sono il presidente dell'associazione Otto Volante Art. Ciao, sono Claudio De Luca, l'associazione Atena 2013. Il nostro progetto si chiama Il Cerchio della Vita, il potere della trasformazione e della creatività. Il progetto è artigianalmente. È un'associazione che si occupa della valorizzazione della persona. Promuovere e recuperare la diffusione della piccola e media impresa, soprattutto a carattere prettamente artigianale. La crescita personale, lo sviluppo personale, la comunicazione, l'arte, performance teatrale. L'idea nasce sostanzialmente da una constatazione, cioè dal fatto che ci troviamo in un periodo socio-economico in cui paradossalmente abbiamo da un lato le grossissime aziende che non sono in grado né di assumere né tantomeno di tenere il personale. Daremo la possibilità ai ragazzi di 14-18 anni dipingere dei mandala, che sono dei dipinti particolari. E paradossalmente dall'altro invece c'è una realtà di piccola e media impresa, ripeto, soprattutto a carattere artigianale, che abbiamo già sperimentato facendoli disegnare e dipingere a dei bambini negli ospedali. Che tra l'altro ricopre uno degli aspetti più peculiari del nostro territorio, che è quello appunto dell'eccellenza culturale e artistica. Il vero valore terapeutico. E ci sarà un bellissimo evento finale. Che paradossalmente non fanno perché non ha manodopera a cui attingere. Il musical che si chiamerà I ragazzi di Mandala Music Art. I dipinti realizzati serviranno come scenografia e i ragazzi potranno esprimersi in tutta la loro creatività. Salve, sono Domenico Murra, il presidente dell'associazione Artisticamente. Ciao, sono Claudio Parisi di Sportmit Campania. Il progetto che abbiamo presentato ha il nome di L'arte come vendetta. Il progetto si chiama Sport for Peace ed è un progetto che si formula in formazione e la realizzazione di un prodotto filmico che verrà realizzato dai ragazzi che formeremo per fare questo progetto. Sono dei giochi collaborativi che educano a vivere in maniera cooperativa, collaborativa con poi i cotani. Tutta la carica negativa che c'è nei ragazzi può essere espressa anche sotto forma d'arte. Infatti il cortometraggio sarà poi l'espressione di questa situazione. Un percorso formativo anche per i genitori dei ragazzi del quartiere di Scampia e Chiaiano. L'idea nasce dalla collaborazione di associazioni e cooperative che fanno già questo sul sociale e già l'abbiamo fatto in precedenza con altri progetti come il carcere di Nisida e come il carcere femminile di Pozzuoli. Il progetto ideato da pedagogisti del gioco e dello sport è nato in Austria e in Germania e è applicato in vari contesti culturali, sociali.
dove alla fine di ogni laboratorio abbiamo realizzato un prodotto finito inserendo loro sia come attori sia come registi, macchinisti, operatori, cioè facendo diventare parte integrante del progetto. E noi lo stiamo applicando anche nella nostra città, nei nostri quartieri di Scampia e Chiogliano. Ciao, sono Emanuela De Marco, l'associazione si chiama Lab for All. Luigi Scaglione dell'associazione Oltrecielo.com, Audiovisual and Performing Arts. Il progetto che abbiamo presentato si intitola Nupop Hip Hop, è un laboratorio hip hop per minori a rischio nella zona di Chiaiano. Il nostro progetto si chiama Spleen Spot. Spleen Spot. Il progetto consiste nel poter trasferire elementi hip hop a questi ragazzi, in particolar modo la musica, il freestyle e la breakdance. Come puoi usare se diventa mercenario? 10 scuole per 10 municipalità, riguarda la realizzazione di 5 spot di pubblicità a progresso insieme a 10 ragazzi di appunto 10 municipalità di Napoli. La nostra associazione si occupa di formazione e inserimento lavorativo e sappiamo di poter inserire questi ragazzi anche dopo il progetto. Lasciare ai ragazzi un insegnamento, un qualcosa che sia di senso civico. Nel nostro laboratorio che si chiama Duel Lab e quindi poter offrire una specie di palcoscenico sperimentale per questi ragazzi anche oltre il progetto, che sia un evergreen, che rimanga comunque nel tempo per educare e civilizzare, dare un senso civico a tanti piccoli aspetti della nostra vita quotidiana. Ciao, sono Erika Quercia dell'associazione culturale Nartea. Mi chiamo Marco Elia del gruppo informale Mad Design, associazione giovanile neocostituita. Il nostro progetto si chiama Mo Napoli ed è una caccia al tesoro per i siti monumentali della città. Il progetto che presentiamo si chiama Bulli in Mostra, è un laboratorio itinerante del fumetto sul tema del bullismo. Verrà affrontato all'interno delle scuole medie, luogo in cui questo fenomeno è sempre più in espansione ed è sempre più evidente, anche se è molto taciuto. Il principale obiettivo è di coinvolgere tutti i giovani e per avvicinare soprattutto i giovani ai siti monumentali, quindi a ciò che di bello abbiamo nel nostro territorio. L'idea nasce da una collana di vecchi libri sul sociale degli anni 70 ed erano dei libricini rivolti proprio a bambini di scuole medie, quindi riproporre un tipo di atteggiamento molto più vicino ai bambini piuttosto che agli adulti. L'idea nasce da una caccia al tesoro a cui abbiamo partecipato, quindi con il FAI, che si tiene in altre città, Milano, Messina, insomma in altre città d'Italia, e ci ha stimolato appunto la curiosità e soprattutto la creatività proprio per mettere in campo i giovani e capire ciò che di bello appunto offre la nostra amata città. Buonasera a tutti, mi chiamo Francesca Panico e faccio parte dell'associazione culturale FraVip. Sono Carlo Cremona dell'associazione I Can Onlus di Napoli. Il progetto si chiama Lampi d'Arte e ha l'obiettivo di dare voce a quelli che sono i talenti sommersi della realtà partenopea. Abbiamo presentato il progetto Be Free, che è un progetto che ha a oggetto la partecipazione degli studenti della seconda municipalità e in particolare della scuola dell'Aide Ristori in un progetto video contro l'omofobia. Noi realizzeremo un evento espositivo all'interno chiaramente del campo degli artisti, coinvolgendo 10 giovani artisti. Il progetto nasce dalle attività istituzionali dell'associazione ICAN in collaborazione con uno dei nostri progetti, che è il Festival Internazionale di Cinema O Movies. Realizzeremo anche un libro che racconterà sia la vita e sia il percorso, diciamo, espositivo, estetico, artistico di questi giovani. Che si fa a Napoli da 7 anni e che vede protagonisti gli studenti e le studentesse di tutta Italia ed Europa, con contributi cinematografici proprio per combattere la discriminazione verso le persone omosessuali e transessuali. Il libro comprenderà inoltre anche degli inediti di giovani scrittori che si occuperanno di interpretare con le parole, quindi con il linguaggio della comunicazione, quello che è poi il linguaggio visivo degli artisti. Abbiamo pensato con questo progetto giovani di coinvolgere proprio gli studenti napoletani, i più piccoli, quelli delle scuole medie, per un progetto di civiltà, di uguaglianza e di diritti. Il tutto associato ad un percorso formativo sia nell'ambito della comunicazione verbale sia nell'ambito della comunicazione visiva, anzi della videoarte, perché realizzeremo dei corsi formativi per videomaker. Mi chiamo Fabio Pisano e sono il presidente dell'associazione Primo Aiuto, nata nel lontano 2006. Mi chiamo Irene Piacentini,
faccio parte dell'associazione CREA, Creativi Rivoluzionari per l'Espressione Artistica. Il progetto che abbiamo presentato ha come denominazione I Falsi Miti e si sviluppa nell'area nord di Napoli, in particolare Secondigliano, che è anche il mio quartiere nativo. E abbiamo presentato il progetto Differenziarti. È nata dal bisogno di trasmettere alle generazioni, io parlo io che non ho chissà quale età, la cultura della legalità. Gli obiettivi di questo progetto sono vari e spaziano dalla sensibilizzazione alla raccolta differenziata. L'idea è nata proprio dal contatto col territorio, in quanto io, vivendoci quotidianamente, mi sono reso conto di come è molto facile equivocare i miti. Ha una nuova concezione dell'arte che consideri anche opere semplici create con materiali di rifiuto, camorristi, malavita. L'utilizzo di rifiuti nella creazione di opere d'arte si partirà da ingrandimenti di opere fotografiche. Nel mio quartiere in particolare c'è questa linea sottile per cui spesso i giovani, anche abbastanza fragili, vengono attirati, e quindi la necessità è proprio quella di riportarli sulla strada, ecco, della legalità. Un altro obiettivo di questo progetto sarà stimolare alla cooperazione e all'integrazione tra ragazzi provenienti da differenti ambiti familiari e da diverse situazioni, allontanandoli da questi veri e propri falsi miti. Parteciperanno a questo progetto sia bambini provenienti dalle scuole elementari, quindi diciamo dalle quarte e quinte, dai 9 anni fino ai 16 anni. Yes, sir. Sono Roberto Paura, presidente dell'associazione Interna. Ciao, sono Luca Preciso, associazione Giovani Sacra Famiglia Intima. Il nostro progetto si intitola Napoli Senza Veli, una guida multimediale ai tesori nascosti del centro storico di Napoli. Il nostro progetto si chiama Noi Siamo Là in Cerca Di, e vuole proporre, insomma, i valori un po' fondamentali della vita: l'amore, il coraggio, la legalità. Un doppio obiettivo, quello di sensibilizzare i ragazzi dell'area del centro storico di Napoli alla scoperta dei siti turistici, culturali, artistici del loro territorio, attraverso uno spettacolo, ecco, e che serve, che usa varie forme artistiche tra cui la danza, la recitazione. Il secondo obiettivo, quello di promuovere turisticamente al pubblico italiano, internazionale, attraverso un sito web tutto questo patrimonio che in buona parte purtroppo non è valorizzato. È nato dai giovani, ecco, dell'oratorio in cui questa associazione ha la sede. Un sito web multimediale che sarà in lingua italiana e in lingua inglese, con fotografie, con video. Che hanno pensato, ecco, di mettere appunto questo spettacolo e di utilizzarlo, ecco, per far sperimentare, ecco, questi valori. Una Wikipedia fatta dai ragazzi. Federico TV, ti bacio. Un caro saluto alla Federico TV. Un saluto a Federico TV. Un abbraccio alla Federico TV e a tutti gli studenti della Federico II. Un saluto speciale a Federico TV. Un saluto a Federico TV. Un saluto a Federico TV. Un caro saluto agli amici di Federico TV. Un saluto a Federico TV. Un saluto a Federico TV. Un forte bacio a Federico TV. Un saluto a Federico TV. Un grazie a Federico TV e anche a Federica TV. Bene, allora in bocca al lupo e buon lavoro. Ciao. Il clan degli artisti, sono sicura, arriverà oltre Napoli. Oltre Napoli non ci piace. Napoli. Non c'è una bella domanda, ma senza il cavalletto così va bene. Sono una persona. Ah no. Buonasera a tutti e non mi ricordo più. Perfetto. Facciamo. Ringrazio il Federico TV che dà questa possibilità di far conoscere anche queste cose, diciamo, più informali, ecco, che si sviluppano un po' alla base, e a mettere in comunicazione, ecco, molte associazioni giovanili. Ecco, auguro un buon proseguimento, ecco, con le loro attività, ecco, con il loro progetto. Ah, okay.